Uomo sotto un treno muore sul colpo. È accaduto questa mattina attorno alle 11 alla stazione ferroviaria di Lavagna. Si tratta di un quarantenne che vive a Lavagna di origine siciliana. Incarichi senza gara, ex sindaco di Zoagli condannato dalla Corte dei Conti, incarichi tecnici assegnati al geometra di fiducia senza procedere a gare formali. Ponte rischia crollo, chiusa la strada provinciale 28 a Pieveta nel comune di Santo Stefano d'Aveto, ad annunciarlo la città metropolitana di Genova. Una rotonda intitolata ai martiri delle foibe, a chiederlo a Sesto Levante il consigliere comunale di minoranza Giancarlo Stagnaro. Un uomo di 40 anni, residente a Lavagna ma di origine siciliana, è finito sotto il Frecciabianca diretto a Genova che stava passando dalla stazione ferroviaria lavagnese. È successo poco dopo le 11 di quest'oggi. Il traffico ferroviario è stato fermato per consentire il recupero dei resti e le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Sestri Levante e dalla Polfer. Secondo quanto appreso, l'uomo si sarebbe lanciato tra i binari all'arrivo del convoglio, che viaggiava a velocità sostenuta, ed il corpo è stato scaraventato a parecchi metri di distanza sui binari opposti. Il traffico ferroviario è ripreso regolarmente attorno alle 14. Buonasera dal TG Tigullio, parliamo della condanna dell'ex sindaco di Zoagli Franco Rocco che è stato condannato dalla Corte dei Conti. Si tratta di una vicenda di incarichi senza gara. Incarichi tecnici assegnati al geometra di fiducia senza procedere a gare formali. La Corte dei Conti ha condannato 5 persone riconducibili al comune di Zoagli per danno erariale, imponendo loro di rifondere 17.000 euro. A dare la notizia al quotidiano La Repubblica. Si tratta dell'ex sindaco di Zoagli Franco Rocca e degli ex assessori comunali Gian Michele Sacco e Marco Giordano, oltre ai dirigenti dell'area tecnica Roberto Vignale e Raffaella Pesenti. La sentenza della Corte dei Conti riguarda 4 incarichi assegnati, senza procedure comparative delle offerte, a Paolo Ghigliotti, presidente dell'Albo dei Geometri. Voltiamo pagina, il consigliere regionale della Lega Vittorio Mazza ha presentato un'interrogazione sulle criticità stradali in Val d'Aveto. L'esponente del Caroccio chiede alla giunta regionale quando inizieranno i lavori di consolidamento all'altezza del bivio che porta alla località Costa Figara, quando termineranno i lavori sul ponte in località Gramizia e quali provvedimenti sono in cantiere per la provinciale 28 a causa della chiusura del ponte in località Pievetta. Secondo il consigliere è necessario creare una task force per mappare le criticità stradali e cercare di risolvere celermente i problemi. A tal fine Mazza ha già incontrato Manuela Casaleggi, vice sindaco di Rezzoaglio, e a breve vedrà anche Giuseppe Tassi, primo cittadino di Santo Stefano d'Aveto. E come ha già preannunciato Mazza, parliamo adesso invece appunto di questo ponte a rischio crollo che ha portato alla chiusura della strada provinciale 28 a Santo Stefano d'Aveto. Il pericolo di crollo di un ponte ha spinto la città metropolitana di Genova a chiudere un tratto della strada provinciale 28 a Pieveta, nel comune di Santo Stefano d'Aveto. Lo annuncia la stessa ex provincia, spiegando che, a seguito di urgenti verifiche sulla infrastruttura di un ponte situato al chilometro 3,9 della strada provinciale 28 di Pieveta, in comune di Santo Stefano d'Aveto, si è reso necessario chiudere tale strada in modo da procedere ad approfonditi controlli e al ripristino delle anomalie segnalate dai tecnici. Il consigliere metropolitano con delega alla viabilità Franco Senarega è intervenuto sul posto. Questa strada, dice, che congiunge la strada provinciale 586 al comune di Santo Stefano d'Aveto, era già da mesi quotidianamente monitorata ed era previsto un intervento di consolidamento grazie anche a fondi del MIT, ma visto l'aumento della criticità, anche a causa del maltempo dell'autunno del 2019 e dell'incremento stagionale del traffico su questa provinciale, si rendono ormai improcrastinabili. I lavori in corso lungo la 225 della Fontana Buona a Perella nel comune di San Colombano Certenule ad opera di ANAS. L'intervento è per la costruzione del muretto e del relativo canale di scarico delle acque piovane a bordo strada ed è avviato già
da qualche tempo. Appena iniziato invece da parte del comune di San Colombano Certenoli l'intervento per completare il parcheggio iniziato una ventina d'anni fa in via Dante Alighieri nella zona di Scaruglia. Seguirà il ripristino delle ringhiere del ponte intitolato al sommo poeta. Andiamo a Sestri perché il consigliere comunale di minoranza Giancarlo Stagnaro chiede che la rotonda all'altezza di Sant'Anna venga intitolata ai martiri delle foibe. Il consigliere comunale di minoranza del gruppo Giovanni Toti Liguria, Giancarlo Stagnaro, chiede che la rotatoria all'ingresso di Sesto Levante, quella che si incontra dopo le gallerie di Sant'Anna, sia intitolata ai martiri delle foibe. I massacri delle foibe avvennero tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e il primo dopoguerra nella zona della Venezia Giulia e della Dalmazia. In Italia, il 10 febbraio di ogni anno, si celebra il giorno del ricordo. Stagnaro ha presentato ufficialmente la sua proposta oggi pomeriggio alla Commissione per la toponomastica. Anche in questo modo, dice Stagnaro, potremo aiutare le giovani generazioni e noi tutti a ricordare questo crimine contro l'umanità, ancora più odioso perché per troppo tempo taciuto, nascosto da motivazioni di carattere politico. La barbarie non ha colore e barbarie basta. Prosegue la polemica invece tra il SAPPE, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, e la direzione del carcere di Chiavari. Il sindacato ha deciso di scrivere al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per segnalare quella che viene definita una discutibile gestione del personale di polizia penitenziaria. Il SAPPE lamenta che sarebbe stata impedita l'indizione di un interpello utile ad implementare l'organico del nucleo traduzioni e piantonamenti. Il sindacato contesta inoltre altre scelte relative alla gestione del personale, sostenendo che a Chiavari non vengono recepiti gli accordi sindacali sottoscritti in sede regionale. Torniamo a Chiavari, invertiamo le quote di spesa. Propolo, dopo l'incontro di sabato mattina con i frontisti del torrente Rupinaro, il consigliere comunale Giardini. Invertire le percentuali di attribuzione dei costi del rifacimento degli argini del Rupinaro, assegnando il 20% a carico del comune di Chiavari, oltre al sesto che l'ente pubblico ha già in carico per legge e il 13% a proprietari. L'idea del consigliere comunale di minoranza Giovanni Giardini dopo l'incontro di sabato mattina con i frontisti del torrente Rupinaro. Un trattamento particolare dovrà essere applicato agli istituti Assarotti e Morando, frontisti tra i più significativi, che non potranno accollarsi oneri pesanti visti i loro bilanci, dice Giardini. La messa in sicurezza coinvolge parte della città con la zona rossa e gialla del piano di bacino che diventerebbe verde. È evidente che con questo scenario si ampliano le possibilità di usufruire di beni che ad oggi sono inutilizzati. La città ne usufruirebbe come volano, senza contare gli eventuali oneri di urbanizzazione che andrebbero nelle casse comunali. Andiamo a Cogorno, sono stati installati due nuovi defibrillatori a Cogorno Alto. Il primo è situato in Piazza dei Caduti, all'interno della pensilina dei bus, e il secondo fuori dalla sede della Protezione Civile di Cogorno, nei pressi della chiesa di Monticelli. Il comune ha provveduto all'installazione delle teche, mentre le associazioni del paese hanno acquistato i due importanti strumenti salvavita. Entro le prossime settimane installeremo altre due postazioni, ha affermato il consigliere comunale con delega salute e benessere Luca Torrente. In totale, i quattro nuovi defibrillatori sono il risultato dell'iniziativa benefica Cena per un cuore, svoltasi alla fine di settembre. Il comune di Cogorno aspira a diventare a tutti gli effetti territorio cardioprotetto. Per questo motivo è in corso l'organizzazione di diversi incontri informativi destinati alla popolazione sull'uso dei defibrillatori in programma nelle prossime settimane. Gli incontri pubblici saranno realizzati in collaborazione con la centrale operativa del 118 e con la Croce Rossa di Cogorno. E ora parliamo di segnaletica orizzontale nell'entroterra. Il consigliere regionale di Forza Italia Claudio Muzio chiede un confronto tra ANAS e comuni. Il consigliere regionale di Forza Italia Claudio Muzio invita la Regione a promuovere un confronto tra ANAS e comuni finalizzato a risolvere le problematiche sorte in seguito al rifacimento della segnaletica orizzontale di alcune strade dell'entroterra. L'ex sindaco di Casalza Ligure, che sul tema ha presentato un'interrogazione a risposta immediata, fa riferimento in particolare alle strade statali 225 della Val Fontana Buona, la 523 del Colle di Centocruci e la 586 della Val d'Aveto.
Muzio evidenzia che in diversi comuni dell'entroterra in molti casi è scomparsa la linea tratteggiata in prossimità di strade e consortili, passi carrabili, garage, aree industriali ed imprese. Il rifacimento della segnaletica orizzontale da parte di ANAS sta suscitando molti malumori nei privati cittadini, ma anche tra i sindaci che si stanno organizzando per provare a reagire rispetto ad un'azione che in qualche misura crea disagio, un disagio rilevante soprattutto per i frontisti che si vedono precludere la possibilità di poter accedere alle loro private proprietà proprio in ragione di questa striscia di mezzeria continua che è stata fatta ed è fatta sulle strade, ex strade provinciali, la 225 della Val Fontanabuona, la 586 della Val D'Aveto e da ultimo la 523 del Colle di Centocroci. Ora io a tal riguardo ho presentato proprio questa mattina un'interrogazione a risposta immediata al Presidente della Regione Liguria e all'Assessore alle Infrastrutture e in questa interrogazione chiedo che si attivino interloquendo con ANAS per avviare un percorso di confronto con le amministrazioni comunali, con i sindaci, in modo da concordare bene il modus operandi e evitare che succedano situazioni di questo tipo. Io sono assolutamente convinto che la sicurezza vada salvaguardata, ma vanno anche salvaguardati i legittimi diritti ed interessi dei frontisti. Quindi, interrogazione, vediamo quale sarà la risposta e sulla base di quella agirò di conseguenza. Il progetto del video Mi hai voluto bene nasce appunto dalla formazione professionale, da un'idea avuta con i ragazzi della formazione, diciamo per poter esprimere attraverso il video quello che era la parola che meglio rappresentava, diciamo, l'opera di Don Nando, che era l'accoglienza, no? In questo video vi è una carrellata di quelle che sono state le opere del Don, quindi la costruzione di San Salvatore, tutti i centri, le attività che venivano fatte con i ragazzi, l'accoglienza appunto che i ragazzi ricevevano quando in un periodo dove non c'era nulla, l'unica cosa che potevano fare appunto dove la fame era grande, dove c'erano tante necessità, Don Nando li accolti. È nato così un pochino parlando anche di questa cosa con i ragazzi, appunto è nato questo video. La voce narrante appunto racconta, abbiamo pensato appunto a uno di un ragazzo che raccontasse, un ragazzo che molto probabilmente ci sarà stato, sarà esistito sicuramente, racconta appunto la sua vita, no? La sua vita prima e dopo essere stato accolto da Don Nando, no? Come e racconta appunto quello che era per lui il significato dell'accoglienza, quello che era prima, di come si sentiva prima e come si è sentito dopo. La cosa bella secondo me è che all'interno di questo video ci sono tanti, l'abbiamo anche fatto apposta, diciamo, ci sono tanti richiami a quello che era il suo pensiero, no? Il pensiero della libertà che abbiamo, come lui diceva sempre, la libertà che abbiamo cercato di dare ai ragazzi, la libertà anche di sbagliare, la libertà anche di tornare. E quindi è un, diciamo un insieme sia di ricordi ma anche di un qualcosa che rappresentasse il volere, l'idea del Don. Mi sono sempre chiesto che cosa volesse dire accogliere. Fin da quando ero piccolo pensavo che quando la mamma e il papà invitavano qualcuno in casa, accogliere era restare sulla porta e prendere il loro cappotto. Crescendo mi sono limitato a ignorarla e a considerarla solo un mucchietto di lettere sulla bocca di qualche benpensante. Quando sono iniziati i miei problemi mi sono rinchiuso ancora più in me stesso. Pensavo che nessuno mi volesse aiutare, mi volesse vicino, insomma, mi volesse bene. Passavo tutto il tempo a cercare di convincermi del fatto che tutto intorno a me volesse escludermi. Ero diventato talmente diffidente che rifiutavo anche il più misero sorriso gesto di tutti quegli individui che per me erano solo sagome vuote che vagavano in mezzo a tutto il nero che mi circondava.
la mia luce intorno al buio, al viso di un omino gracile di fisico, ma che dava l'idea di un'imponente forza d'animo, che un giorno ho incontrato nel mio girovagare senza una meta. Quello che mi colpì quel giorno furono i suoi occhi. Loro parlavano più di mille concetti, parole, e mi trasmettevano una sensazione di calore e di sicurezza, come quando da bambino, giocando ai giardini, mi strusciavo le ginocchia e correvo da mia madre piangendo. Sentivo l'abbraccio mite della sera e, quando stremato dai miei ricordi, mi concedevo, seppur brevemente, al sonno. Quel piccolo uomo era riuscito in un attimo a farmi provare ciò che rincorrevo affannosamente da tutta la vita. Ho iniziato a frequentarlo, gli sono stato vicino e ho cambiato piano piano il mio modo di vedermi nel mondo. Non avevo nulla, ma lui, per la prima volta, ha creduto in me. Nel momento di crisi mi ha lasciato libero, facendomi capire che lui c'era, ma solo io avrei dovuto volermi farmi abbracciare. La cosa che mi colpiva di più era il suo modo di ascoltare. Per la prima volta sentivo che c'era qualcuno a cui interessasse veramente quel fiume di emozioni che si rincorrevano e contorcevano dentro di me. Penso che se oggi dovessi dire che cosa è l'accoglienza, direi che è amore, impegno e libertà. Ora lui non c'è più, ma vedo ogni giorno, passando lì davanti, tanti piccoli uomini che ha accolto con amore, dando una speranza a chi forse non avrebbe mai pensato di averla. Roberto Casban, qual è l'importanza e il valore della memoria, soprattutto alla luce di tutte le manifestazioni e gli appuntamenti con gli studenti e le scuole? Ecco, la memoria, quella vissuta, quella che riportiamo noi che abbiamo vissuto quel periodo, è importante perché è la memoria più semplice, che quella che è espressa dagli storici, a volte è un po' così... varia, insomma, non ha la freschezza, diciamo, del passato, perché l'espressione che possiamo avere noi che siamo stati, abbiamo passato quel periodo sul quale non abbiamo rancori, ma ricordiamo perché non avvengano mai più. Tutto lì. Abbiamo fatto una bella cerimonia ieri a Coreglia con dei testimoni, e questo assume un aspetto più caldo, più reale, perché oggi le manifestazioni sono un po' le vetrine di quelli che scrivono, di quelli che raccontano, e non sono importanti, senza dubbio, sono valide, senza dubbio, però se sono appoggiate da noi che siamo vissuti in quel periodo, è più importante. Non perché vogliamo fare i valorosi o i testimoni per cui abbiamo dei meriti, non ne abbiamo dei meriti, riportiamo solo delle notizie di quel passato. Sindaco Marco Di Capo, anche quest'anno il Comune partecipa all'organizzazione di un momento di unione per la giornata della memoria, complice anche questo progetto con Lunaria Teatro Obiettivo Creatività, grazie anche a uno stanziamento della Compagnia di San Paolo. In che cosa consiste e qual è l'importanza per la sua amministrazione? No, come amministrazione faremo la ricorrenza sul giorno della memoria il 29 gennaio. Alle ore 11 presso l'Auditorium San Francesco ci sarà uno spettacolo teatrale gratuito alle ore 11 dal titolo La guerra non mia. Ludovico Portesine, alpino classe 1918, ripercorre le drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale in un filo diretto con la storia, che in occasione della giornata della memoria intende rivolgersi innanzitutto ai ragazzi delle scuole. Presente sul palcoscenico a dispetto dei 101 anni compiuti, Portesine racconta attraverso le sue stesse parole interpretate dal figlio attore Paolo le vicissitudini da lui patite in prima persona, inizialmente in Albania e quindi nella disastrosa campagna di Russia fino alla prigionia in Siberia.
Un'occasione importante per ricordare il giorno della memoria, in quanto soprattutto i giovani devono sapere cos'è successo, le tragedie del passato, affinché non si ripetano mai più. Previsioni per domani, mercoledì 29 gennaio. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. Venti al mattino moderati, provenienti dal nord-est. Le temperature previste: sulla costa tra 8 e 16 gradi, nell'entroterra tra 4 e 10 gradi.